Alle mie spalle c'è Hollywood, ci sono gli studi di produzione cinematografica più grandi al mondo e noi ne abbiamo visitato uno, quello di Sony Pictures. Sony ci ha portato qui a Los Angeles per lanciare i nuovi TV, ovviamente, ma ci ha fatto vedere anche come Sony conosca tutto il processo cinematografico, dall'inizio fino alla fine. E vi facciamo vedere dei pezzi veramente incredibili. State con noi dopo la sigla. Ma prima sottoscrivi il canale, clicca la campanella, così vedi anche gli altri video. Ragazzi, quanta emozione essere qui a Los Angeles e poter vedere dove nasce tutto, dove nascono i film, dove nasce il cinema. Hollywood è lì, e Culver City, che è una località di Los Angeles, della grande Los Angeles, vicino, non distante da Hollywood, dove ci sono gli studi che furono prima della Metro-Goldwyn-Mayer e adesso sono gli studi di Sony Pictures, che sono stati rimodernati completamente, vengono continuamente rimodernati, sono assolutamente tra i più sofisticati al mondo. Ebbene, li abbiamo visitati, abbiamo visitato alcune delle fasi di lavorazione dei film. Com'è successo? Beh, siamo qui perché Sony ci ha portato per fare il lancio della nuova gamma TV 2024, c'è un altro video, un altro articolo, andate a vederlo, ma nel frattempo ci ha voluto far capire che Sony conosce il famoso creator's intent, l'intento del creatore del film, del regista, del produttore, eccetera, eccetera, perché fa i film, perché fa tutto quello che serve per fare un film, ed è veramente incredibile. Innanzitutto facciamoci un giro veloce tra questi studi, ve li racconto in poche parole, state con noi. Nel lotto di Culver City, dove sorgono i Sony Pictures Studios, si fa cinema da più di 10 anni. Infatti gli studi furono fondati nel 1912 e acquisiti poi qualche anno dopo da 3 società che si fusero per l'occasione. Una era la Metro Pictures, l'altra la Goldwyn Pictures e la terza la Lewis B. Mayer Pictures. Ovviamente stava nascendo la Metro Goldwyn Mayer, la celebre MGM, che gestì questi studi poi per decenni, realizzando molti capolavori come Ben-Hur, L'ammutinamento del Bounty, Il mago di Oz, Singing in the Rain e tanti altri. Dopodiché, in anni più recenti, l'MGM passò di mano più volte e gli studi nel 1986 furono venduti alla Lorimar Telepictures, quella di Dallas per intenderci. Parallelamente, alla fine degli anni 80, Sony si stava lanciando nel business del cinema, acquistando la Columbia Pictures, che però non aveva più degli studi propri, ma li condivideva con Warner. Sony acquisì quel che restava di quegli studi, che erano gli MGM, che però versavano in condizioni veramente disastrose. Investì ben 100 milioni di dollari, impiegò 3 anni per ristrutturare tutto il lotto e portarlo al vecchio splendore. Erano nati i Sony Pictures Studio di Culver City. In questi studi sono custodite le 12 statuette degli Oscar per il miglior film che i film Columbia e TriStar hanno vinto negli anni, e le abbiamo potute visitare. Buona parte della struttura si basa sui soundstage, si chiamano così i grandi capannoni del tutto insonorizzati che ospitano normalmente i set, e sono in larga parte quelli dell'assetto originario degli studi, e non mancano qui le location storiche. Il soundstage più celebre è il numero 15, è uno dei più grandi di tutto il Nord America, con i suoi quasi 4.000 metri quadrati utili, e qui sono stati girati film importantissimi di tutte le epoche, dal Mago di Oz fino a diversi Men in Black, Spider-Man, Air Force One e così via. E non ci vuole molto per scoprire che non ci gira solo Sony Pictures, ma anche Universal, Disney e così via. Infatti è molto frequente che una parte degli studi vengano affittati a società concorrenti, come per esempio nel caso del Soundstage 30, che anch'esso è unico perché è uno dei più ricercati per tutti i film che hanno l'acqua. Infatti è dotato di una gigantesca piscina, gigantesca quantomeno per essere su un set, che è profonda fino a 10 metri e che ospitava per esempio tutte le produzioni dei film di Esther Williams, tutti quelli con i tuffi, che è stato impiegato anche per molte produzioni moderne, Angeli e Demoni, Iron Man 2, Capitan Marvel, The Amazing Spider-Man e così via. Oppure Soundstage 27, che è caratterizzato da un'altezza di 25 metri, questo viene usato ovviamente dove ci sono dei set molto alti.
i soundstage aperti dove abbiamo potuto curiosare attraverso le Elephant Door, le porte giganti d'ingresso, sono vuoti oppure impossibili da visitare, ma camminando in questi lunghi viali dove ci sono i grandi stage uno dietro l'altro si respira l'aria degli studi veri, non di un parco a tema, A dominare la scena spesso si vede la caratteristica torre con la cisterna dell'acqua, che è un grande classico per gli studios hollywoodiani, e soprattutto per questo, perché c'era da alimentare appunto la piscina dello stage 30. E ora la torre è rimasta come puro reperto storico e non è più davvero in uso. I diversi viali e vialetti, in fondo ai quali campeggia spesso il gigantesco arcobaleno che ricorda il Mago di Oz, sono contornati da tutti gli uffici di produzione, ma spesso diventano anch'essi set per film e fiction. Non mancano poi tutta una serie di altre facilities di post-produzione, come gli studi per il doppiaggio, gli studi audio e soprattutto il John Williams Music Building, con lo studio di registrazione per colonne sonore cinematografiche tra i più famosi al mondo. Qui vengono veramente a registrare quasi tutti i film più importanti. Negli studi Sony Pictures c'è una parte assolutamente interessante, un piccolo museo, sono due o tre stanze, non di più, ma è densissimo di memorabilia, di oggetti di scena, di cose che sono state prese dalle produzioni dei film e portate lì. Non abbiamo avuto molto tempo per vederlo, anzi la nostra visita è stata una corsa più che altro, ma qualche immagine l'ho catturata per voi. Questo è un posto non grandissimo, ma clamoroso addirittura. È una sorta di museo che ci sono qui negli studi di Sonic Pictures, che sono studi perfettamente funzionanti, quindi è proprio un angolino dedicato a una serie di memorabilia. Partiamo, che ne so, dalla maschera di Zorro, quella vera usata nel film Maschera di Zorro, tutto il materiale di Jumanji, compreso la famosa mappa del gioco di Jumanji, Bram Stoker Dracula, il codice da Vinci, tutte gli oggetti del codice da Vinci, angeli e demoni, inferno, e Charlie's Angels, per gli amici, la foto che aveva il boss con le tre Charlie's Angels, eccola lì, e Charles Townsend, Private Investigation, vedete, è proprio quello che, ecco la scatola di Jumanji, guardate, cioè qui dove ovunque ci si volta si vedono cose, qui ci sono tutti i Men in Black, tutta la storia di Men in Black, quindi cinema tantissimo, ma non solo, perché qui ragazzi c'è anche le altre cose cult, la famosa scritta Better Call Saul di Saul Goodman, e qui c'è tutta la parte relativa a Breaking Bad, quindi vedete pure il bicchiere di Los Pollos Hermanos, il disegno, tutto, il pupazzo inquietante mezzo strappato e anche il cartello col missing, have you seen this man, Walter White, fantastico. Si va avanti di film e di serie, anche qui c'è tutta la teca di The Crown e quindi tutto quello che riguarda The Crown, comprese le foto usate appoggiate sui mobili di scena e tutto quello che è stato usato ovviamente nella serie. Qui torniamo a pistoloni pazzeschi di Men in Black e poi animazione Spider-Man, qui veniamo a tutta la parte Spider-Man e quindi i fan di Spider-Man troveranno tutte le loro memorabilia, i famosi occhiali del nostro supereroe, che prima è un ragazzino, poi diventa supereroe, e tutte gli oggetti di scena, la macchina fotografica, e qui andiamo anche nella parte relativa ai costumi, quindi i nemici di Spider-Man, compreso questo coi braccioni che non mi ricordo come si chiama, perdonerete questo lapsus, però mi ricordo benissimo la scena, i suoi braccioni prensili nel mondo di Ghostbuster 2 precisamente, e sarebbe stare qui davanti a ognuna di queste teche per ore, ma dobbiamo correre, abbiamo pochissimi minuti. Qui Outlander, The Blacklist, eccetera eccetera, ecco qua
Breaking Bad, ecco il vestito di Walter White in Breaking Bad, e con tanto di secchio di Los Pollos Hermanos e qualche fusto di CH3NH2, che quindi è metalamina, che serve poi per fare le metanfetamine. E qui Cenerentola, Venom e una serie di costumi vari che sono stati usati qui, compreso Passengers, Men in Black ancora e Ghostbuster. Ecco la tuta di Ghostbuster, guardate, proprio lei, è proprio lei originale, pazzesco. Per gli amanti del cinema qui è una specie di manna incredibile, tutto talmente vicino che quasi si può toccare, compreso questo Oscar. È un Oscar dato a Joseph Kish, però insomma è una statuetta vera messa lì così, come se nulla fosse. Non c'erano molti set che erano visitabili, perché per motivi di proprietà intellettuale è impossibile che ti facciano vedere il set di qualcosa che dovrà uscire in futuro. Potresti vedere delle ambientazioni, delle cose, fare degli spoiler, insomma, proprio non si può. Gli set sono assolutamente chiusi, puoi vedere soltanto quelli delle trasmissioni televisive. Abbiamo visto qualcosa di carino, quindi lo studio dove avviene la Ruota della Fortuna, uno show che va avanti oramai da tantissimi anni, direi 40 anni, forse più di 40 anni, sempre con lo stesso conduttore, sempre con la stessa ruota, che è sempre lei fisicamente. E quindi questo ovviamente è uno studio che ci hanno mostrato che è molto importante per gli spettatori televisivi americani, per noi meno. La Ruota della Fortuna, che si ricorda, la faceva Mike Buongiorno a suo tempo, e poi quel format non è più stato utilizzato in Italia. Ma anche Jeopardy, che è un altro format di grandissimo successo negli Stati Uniti, viene fatto poi negli studi di Sony Pictures. E poi, insomma, altri set. Dopodiché siamo andati a fare una sessione interessantissima, direi la più interessante. Abbiamo visto come nascono i rumori dei film, con i famosi rumoristi, quelli che noi chiamiamo rumoristi minimizzando, ma che qui chiamano diversamente, chiamano Foley Artist. Quindi sono degli artisti di questi effetti di rumore, questi effetti direi quasi speciali, che sono effetti fatti totalmente a mano. Siamo stati quindi in questo studio bellissimo, uno studio di registrazione meraviglioso dal punto di vista acustico, con un assorbimento totale, con il suo proiettore, il suo grande schermo per vedere le scene, e dentro la più grande confusione che io abbia mai visto in uno studio. Venite con me, perché qui c'è veramente da divertirsi. Qui si entra nel studio di Sound Foley, quindi gli effetti sonori, i rumoristi, quelli che noi chiamiamo rumoristi, ma che qui chiamano Foley Artist. E questo è lo studio che è un gran casino, cioè mai vista così tante cose, oggetti di tutti i tipi di pavimento per fare tutte le camminate possibili, poi ferri, mobilia, cuscini, coperte, sedie, qualunque cosa, sassi addirittura, catini, bacinelle, bottiglie, bottigliette, veramente di tutto per fare tutti i rumori possibili che poi sentiamo nei film. Ed eccolo qui, questo è Gary Ecker, è il Sound Foley Artist, uno dei principali, ha fatto più di 300 film, è anche un attore, e adesso sta per rifare un pezzo di Spider-Man, li ha fatti tutti lui, i rumori di Spider-Man, e Spider-Man esce dal tombino e incomincia a fare la salita della scala. Ok, questo pezzo è fatto, adesso si può anche già risentire, perché il tecnico di là nello studio monta immediatamente il suono per sentirlo. È già in sync, perché Gary è veramente bravissimo. Posiziona il nuovo microfono, adesso ci sono da fare i passi.
con tanto di atterraggio ovviamente. Adesso c'è da fare il suono del tombino. Per farlo prende questo pezzo d'artiglieria, questo super bosso d'artiglieria, e va in sync. Adesso Spider-Man sale, ma lui deve far chiudere il tombino. Ecco fatto. E adesso viene il momento di fare il rumore delle ragnatele di Spider-Man. Per farle usa questo stelo di nylon agitato nell'aria molto velocemente. Ecco fatto. Per fare rumori si usano oggetti di tutti i giorni. Per esempio, per fare la ragnatela che si appiccica al tombino, usa un nastro VHS completamente srotolato, fatto a gomitolo, e viene frustato da delle cinghiette di pelle. Questo è l'effetto. Bisogna dargli anche una componente metallica, perché il tombino è metallico, quindi al primo suono va a sovrapporre un secondo suono fatto più o meno allo stesso modo, ma sul ferro, in modo tale che si sente anche un rimbombo metallico. Dopodiché tocca sonorizzare anche i rumori delle ragnatele che prendono via via i lampioni ai quali si aggrappa Spider-Man. E quindi per fare questo riprende il bossolo d'artiglieria di prima, mette su tutto il sistema del nastro arrotolato e fa una frustatina, anche lì una per ogni lampione. Jeff, just go for that last lamp. Ops, l'ultima lampada è venuta male, aspetta che la rifà. E alla fine, a bocca, fa il sibilo di Spider-Man che si muove velocissimo nell'aria. È incredibile che i suoni di un film nascano così, proprio da oggetti di tutti i giorni. E adesso c'è addirittura un aneddoto sui suoni che Quentin Tarantino gli ha chiesto di realizzare per i suoi film. Quentin Tarantino adora il tintinnare degli speroni, ma soltanto uno sperone vecchio faceva il suono giusto. Quello nuovo che ha provato a comprare purtroppo suonava di latta, è costretto a tenere di gran conto lo sperone storico. Okay, so Tarantino loves sound. You know, his movies, he's a director that just loves sound. So this spur Quentin loves because just got a magic ring to it. This was made in literally the 1800s by a blacksmith, and I found it, and so it's been three of his movies and he loves it. This, if you go today to a equestrian, it's pop metal, it's just crappy sheet metal, and this is hand forged, so you know, this is a legendary prop that I've used in the film, you know, for this verse. Passiamo ora a una scena molto complessa, è una corsa, una galoppata di cavalli in un campo che poi però rallentano, vanno al trotto e poi si fermano. La difficoltà, ci dice Gary, è proprio quella di riuscire a stare al giusto ritmo. Non si possono usare effetti sonori prefabbricati, bisogna proprio fare i rumori sul cavallo mentre lo si guarda e se il cavallo passa al trotto e così via rallentare. Ecco come Gary fa il galoppo e poi il trotto del cavallo. Non ci sono solo gli zoccoli nella galoppata, ma c'è tutto il rumore del resto, e quindi per esempio la sella, e quindi le briglie e tutto il resto. Per fare questo Gary prende una borsa e altri pezzi di pelle e mette in mezzo delle staffe metalliche fatte apposta appunto per simulare
tutti questi rumori. Vediamo come fa. Ora tocca fare i versi dei cavalli. Un goccino d'acqua e sarà sempre Gary davanti al microfono a fare i cavalli. You can hear it rumbling in the room back there, right? Okay. Hold on a second, Jeff. All right, go. E allora tutti questi suoni che Gary ha appena creato, sovrapposti, non ancora mixati di fino, ma semplicemente sovrapposti, suonano così, veramente impressionante. Incredibile, vero? Una cosa pazzesca, come vengono fatti i rumori a mano, a bocca, e poi ovviamente bisogna essere capaci di andare perfettamente in sincrono con l'azione, difficilissimo. Poi tutti questi rumori, tutti questi effetti dove finiscono? Beh, finiscono in un messaggio che è complessissimo, è un messaggio oramai a oggetti, Dolby Atmos, e per questo Sony ha allestito una nuova sala, era già la sala dove venivano fatti i messaggi definitivi. Ecco, è una nuova sala che è un cinema di fatto, un cinema sofisticatissimo, un cinema Dolby Atmos allo stato dell'arte, con un numero di diffusori mai visto e un banco regia gigantesco. Ci eravamo già stati qualche anno fa ed era un banco addirittura con più rotelline, perché era più analogico, adesso è più digitale, ma la resa sonora, che non vi posso far vedere come al solito, ma la resa sonora di quel cinema è qualcosa di incredibile ed è il posto dove registi e produttori chiedono ai tecnici: spostami quel suono un pochino più in là, tiramelo un po' più su, tiramelo un po' più giù. Possono spostarlo nello spazio proprio come muovere un joystick. Ecco, ora entriamo in una delle sale dedicate al mixing audio dei film, ma in realtà dovremmo dire in un vero e proprio cinema, e neanche un cinema normale, ma uno super sofisticato. Si tratta della sala Dolby Atmos meglio suonante che abbiamo mai ascoltato, dotata di una costellazione di speaker impressionanti disposti praticamente ovunque nella sala, in alto, ai lati, dietro, davanti, ad aggiungersi agli speaker retroschermo. Insomma, non abbiamo mai visto, soprattutto non abbiamo mai sentito nulla di simile. Qui i sound engineer piazzano nello spazio gli oggetti sonori, anche fino a 100 contemporaneamente in timeline, e creano il mix finale con i registi e tutta la produzione. Tutto il processo di editing audio dura da 5 a 8 mesi, e in questa sala si sta per 25-30 giorni consecutivi per arrivare fino alla traccia finale. A mixare in questa sala vengono molte altre case produttrici, non soltanto Sony, quindi per esempio Netflix, Amazon, Paramount, Apple e così via. Una volta che si finisce il mix per il cinema, si passa poi a quello per l'home video, che ci spiegano è diverso, perché deve suonare bene anche a casa, e se si mandasse direttamente quello del cinema non funzionerebbe. Dentro gli studi Sony Pictures c'è anche Pixamondo. Pixamondo è uno studio virtuale, o meglio, lo studio è reale, ma lo scenario, lo sfondo è assolutamente virtuale. È fatto da un semicerchio gigantesco di micro LED, e quindi un LED wall gigante, e addirittura è anche nella parte alta. E qualcuno dirà: perché anche nella parte alta il soffitto? Quello non verrà mai inquadrato. Ma i riflessi? Per esempio su un casco, su una visiera, e ci sono i riflessi. Se è un cielo stellato dovrà riflettersi il cielo stellato, se è il soffitto di una stanza, l'illuminazione di una stanza, di un aeroporto, di un ambiente, dovrà riflettersi quello. Quindi un livello di sofisticazione incredibile, una quantità
di micro LED che non avevo mai visto tutte insieme, ma soprattutto l'engine digitale che si basa su Unreal Engine, che permette di costruire degli sfondi che si muovono e sono coerenti insieme ai movimenti di macchina della videocamera, o della cinepresa sarebbe più corretto dire. E questo avviene in maniera del tutto digitale e virtuale, con lo sfondo che si adatta a quello che sta facendo il cameraman. Quindi la scena risulta veritiera e naturale, come se si fosse precisamente di fronte a quello scenario. Abbiamo visto qualche esperimento, vedetelo con noi. Nello stage 7 trova spazio Pixomondo, è un'installazione fissa, è un set virtuale che è composto da una muraglia, una vera e propria muraglia semicircolare di micro LED. Infatti, entrando già, anche se di fatto è semi spento, è soltanto con un grigiolino, l'impatto è pazzesco. Vediamo questo semicerchio gigantesco che addirittura ha anche un super micro LED anche sul soffitto. È una grandissima superficie per un micro LED, non oso pensare quello che potrebbe costare un'infrastruttura di questo tipo. Ci sono anche TV che Sony ci ha portato a vedere qui a Los Angeles, ma questi sono gli unici oggetti fisici reali in questo scenario che è totalmente virtuale. Beh, passando alla parte posteriore, è come entrare in una centrale nucleare, c'è un muro di moduli micro LED, veramente una muraglia pazzesca che è complicatissima dal punto di vista tecnico, soprattutto nella gestione dei ricambi. Infatti, se per caso una di queste piastrelle si rompe, va sostituita con la piastrella della stessa partita. Vedete qui tutto lo storage di tutte le piastrelle che sono pronte a essere sostituite. Ci hanno detto che ne hanno già sostituite molte, per fortuna ne hanno una grande scorta, se no sarebbe un grosso problema. Questo scenario di Los Angeles, dell'aeroporto di Los Angeles, è totalmente virtuale. È costruito con Unreal Engine e si muove su questo super LED wall circolare, che è anche un LED wall in alto per poter fare anche la parte di soffitto, vediamo con le luci, ed è collegato in qualche modo a questa camera. Ecco, questa è la camera che ha sopra un ricevitore a infrarossi, riceve, quindi comunica tutta la sua posizione dove sta puntando, e si vede che man mano che lei si sposta, quel riquadro ottimizzato si sposta insieme all'inquadratura. E quindi il risultato qual è? Che le persone che adesso andiamo a vedere qui su questo televisore si vedono praticamente perfettamente ottimizzate, come se fossero riprese in questo momento in aeroporto, ma ovviamente non c'è nessun aeroporto, è tutto fatto in maniera virtuale in questo scenario. In realtà la telecamera sta usando soltanto quel riquadro ottimizzato che si vede che si muove leggermente, ma il resto serve per dare, come dire, all'attore, a chi si sta muovendo, l'ambienza, la posizione, per fargli capire dov'è nello spazio. Ovviamente se io mi avvicino vedo che questo qui è un LED wall con tanti pixel, con un pitch di 1,5, quindi abbastanza ristretto. Questo stage è terribilmente costoso, perché non oso pensare che cosa possa costare un LED wall così grande, curvo, compreso il soffitto. Vediamo in giro tutti gli emettitori infrarossi, che sono quelli che permettono di registrare il movimento della camera o delle camere, o meglio di dare i riferimenti alla camera su cosa e dove sta puntando. In questo modo il motore Unreal Engine può ricostruire perfettamente lo sfondo che serve in questo momento per le immagini. Qui usa ovviamente una cinepresa professionale, ma un sacco di scene cinematografiche vengono oramai realizzate così, non c'è più nessun motivo di realizzarle in maniera differente. Incredibile, ragazzi, che roba.
Sono un po' arrabbiato perché non posso farvi vedere tutto quello che ho visto perché non mi hanno fatto riprendere, ma vabbè, questo è un altro discorso. Però qualche chicca qua e là, veramente notevole, ce l'ho, me la sono portata a casa rubandola, passando così da un set all'altro, da uno studio all'altro. Venite con me perché qui c'è qualcosa di veramente bellissimo, soprattutto per chi ha amato Breaking Bad. Camminando da una location all'altra all'interno degli studi si trovano una serie di auto parcheggiate. Ecco, non sono le auto dei dipendenti, ma sono tutte le auto di scena, o meglio, alcune delle auto di scena usate in film che sono diventati poi famosi o importanti. Questa, per esempio, riconoscibilissima, è la Ecto One, la auto originale del primo Ghostbuster, ed è lì, devo dire, anche stranamente alle intemperie. È vero che in California non piove molto, ma insomma sembra un po' un peccato. Ma sempre camminando poi ci si imbatte in altre cose incredibili. Questo è il camper originale di Breaking Bad, lo si riconosce non soltanto perché è proprio lui, ma anche dei colpi d'arma da fuoco qui simulati per la scena di quando i due sono stati assediati all'interno del camper. E poi guardando dentro, effettivamente c'è una piccola botola, ci fanno dare un'occhiata, ecco, si trova precisamente lo scenario del film, del telefilm, della fiction, precisamente lui. Tutte le scene sono state girate internamente al camper, quindi c'era spazio a sufficienza, non è stato usato uno scenario ma il camper vero e proprio. Poi vabbè, basta girarsi di 90 gradi e si trova lì parcheggiata in un angolino la Pontiac di Walter White, con la quale andava da casa a scuola e viceversa. Bene ragazzi, il racconto di questo nostro velocissimo viaggio negli studi Sony Pictures purtroppo finisce qui. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, cliccate su mi piace, che aiuta questo video a diventare sempre più popolare, e anche di dei, perché no? E se non l'avete già fatto, iscrivetevi al nostro canale e cliccate sulla campanella. Detto questo, Gianfranco Giardina vi saluta dalla splendida Los Angeles. Ogni volta che vengo via mi viene già voglia di tornare. Per me il viaggio è finito, l'aereo mi aspetta. Ciao a tutti.